Dopo la scorsa volta in cui abbiamo parlato della geometria, della rivoluzione della geometria nell'Ottocento, vediamo ora altro grande capitolo della matematica dell'Ottocento, ovvero l'aritmetizzazione dell'analisi, o se vogliamo, il momento in cui si costruiscono i veri fondamenti su cui l'analisi matematica poi. L'analisi è fondamentalmente lo studio di grandezze continue. È stata fondata appunto da Newton e Leibniz e si dedica allo studio di grandezze come aree, lunghezze, velocità, accelerazioni che hanno appunto una natura continua. In realtà il punto fondamentale di che cos'è che sia continuo e cos'è che sia discreto non è ancora chiarissimo. All'inizio dell'Ottocento, ancora meno nel periodo di Newton e Leibniz. Ciò nonostante sia basata appunto su un concetto continuo, già Bolzano, che abbiamo incontrato qualche lezione fa, aveva provato ad aritmetizzare l'analisi, ovvero a cercare di basare l'analisi su dei concetti aritmetici, quindi in un certo senso su concetti discreti. Una cosa simile è stata fatta da Plucker, che ha messo in collegamento geometria aritmetica, geometria analisi, se vogliamo, e Klein ha, nel suo programma di Erlangen, messo in collegamento i gruppi con la geometria. I gruppi in origine sono uno strumento puramente discreto, ma con il collegamento aperto da Klein si apre lo spazio in realtà a pensare ai gruppi anche a un qualcosa di continuo. Quindi in realtà l'Ottocento, da Bolzano e tutti gli altri che abbiamo citato, è un secolo in cui vengono fatti collegamenti e gettati ponti tra varie aree della matematica. E l'aritmetizzazione dell'analisi è un altro punto fondamentale di questa tendenza generale. Un altro punto fondamentale, secondo me, dell'Ottocento è il fatto che un'epoca in cui si costruisce il rigore è un'epoca in cui si inizia a riflettere, a capire veramente bene cosa sono le definizioni e cosa sono gli assiomi in matematica. E questo si vede in geometria, come abbiamo visto la scorsa volta, in analisi, come vedremo oggi, e in algebra, come vedremo la prossima volta. Lo strumento principale dell'analisi è la funzione. Qualunque studente che inizia adesso un corso universitario di analisi o di matematica di qualunque tipo, la prima cosa che sente, una delle prime cose che sente è la definizione di funzione. Ciò nonostante si è fatto tranquillamente analisi per 2 secoli senza avere veramente bene chiaro che cos'è che sia una funzione. Già nel XVIII secolo si erano visti alcuni problemi con la definizione di funzione quando si era provato a risolvere un problema fisico, il problema di una corda vibrante, che può essere interpretato come un problema fisico oppure come un problema puramente matematico, una volta che lo si è matematizzato e lo si è trasformato in un'equazione differenziale da risolvere. Questo problema fisico della corda vibrante aveva dato origine a una funzione differenziale che è stata studiata da vari matematici. D'Alembert e Eulero hanno trovato di questo problema una forma chiusa, espressa tramite combinazioni di certe funzioni, e invece Daniel Bernoulli aveva trovato una forma che era espressa come una serie infinita di funzioni trigonometriche. Per lungo tempo si è pensato che le soluzioni di Daniel Bernoulli fossero in realtà non complete, perché le soluzioni di Daniel Bernoulli erano combinazioni di funzioni periodiche e quindi si supponeva che fossero periodiche, mentre le soluzioni trovate da Euler e da Lambert
non avevano necessariamente, non mostravano necessariamente una periodicità. E appunto la domanda era: vuol dire che la soluzione trovata da Bernoulli non è generale? In realtà non è così. Ma è solo all'inizio del 1800, nel 1824, che Joseph Fourier dimostra che in realtà la soluzione di Bernoulli coincide con l'altra soluzione. Perché? Inizio raccontando questa cosa perché è interessante parlare di aritmetizzazione dell'analisi. Le coperte di Bernoulli fa notare che non è affatto chiaro che cos'è una funzione. Perché per lunghissimo tempo si è pensato che le soluzioni di Bernoulli e quelle di Heurer e d'Alembert fossero due cose diverse, mentre in realtà sono esattamente la stessa cosa. La dimostrazione di Fourier del fatto che queste due sono due scritture diverse, due visioni diverse della stessa funzione, inizia a far riflettere sul concetto di funzione, su che cos'è una funzione. L'immagine è un fermo immagine da una bellissima animazione di Three Blue One Brown sulle serie di Fourier, ne riparlo tra un attimo. Joseph Fourier è di umile origini, studia dai Benedettini. E diventa professore di matematica prima all'Accademia Militare, come tanti di quel periodo, poi all'École Normale, all'École Polytechnique. Anche lui, come Monge, è un servitore di Napoleone, lo accompagna nella campagna d'Egitto. Tra l'altro, scrive anche un trattato in cui descrive le meraviglie dell'Egitto a seguito della campagna d'Egitto. E per quello che ci interessa oggi, ci interessano i suoi studi sull'equazione del calore, quindi un altro problema fisico che viene risolto sempre tramite equazioni differenziali e che dà poi origine a della matematica particolarmente interessante. Nel 1812 vince il premio dell'Académie des Sciences, che come abbiamo visto ogni 2 anni bandiva un premio con un argomento completamente diverso di ambito fondamentalmente scientifico. Ma la sua soluzione viene criticata da Lagrange, Legendre e Laplace perché non è molto rigorosa. Allora, Fourier dedica il decennio successivo a cercare di chiarire e sviluppare quello che aveva presentato all'Académie des Sciences nel 1812 e nel 1822 pubblica la teoria analitica del calore, che viene poi definita da Lord Kelvin un grande poema matematico, in cui chiarifica le basi matematiche di quello che ha fatto. Tanto, nonostante sia stato criticato da Legendre, Laplace e Lagrange, ha comunque vinto il premio. Quello che fa Fourier è dimostrare che una qualsiasi funzione reale può essere espressa come una serie di funzioni trigonometriche, dove una qualsiasi funzione reale, poi dovremmo fare un pochettino di attenzione su qualche ipotesi in realtà. Ovvero la soluzione di Daniel Bernoulli è completamente generale. F di x può essere espressa come una serie di funzioni di tipo coseno e funzioni di tipo seno, dove semplicemente il periodo di queste funzioni è un qualsiasi divisore di 2π greco, fondamentalmente. I coefficienti AN e BN vengono calcolati semplicemente tramite degli integrali, che generalmente vengono chiamate trasformate di Fourier. Per essere più precisi, quella a cui si associa il nome di trasformata di Fourier è un'integrale di questo tipo, dove al posto della funzione seno o della funzione coseno c'è un esponenziale. Semplicemente questo è dovuto al fatto che fondamentalmente seno e coseno sono legati all'esponenziale tramite la formula di Euler. E in effetti la dimostrazione di questo fatto in realtà passa attraverso l'esponenziale complesso. E nel video Three Blue One Brown c'è una bellissima spiegazione di tutto ciò. E l'immagine nel
attraverso il piano complesso è decisamente più chiara rispetto a quella che si vede poi in realtà sull'asse reale. In seguito al risultato di Fourier si capisce che una funzione è qualcosa di più complicato rispetto alla sua espressione analitica, che era la definizione che aveva dato Euler. Dopo aver preso la slide, una funzione di una variabile è una qualsiasi espressione analitica formata da quella quantità variabile e da numero quantità costanti. Però cosa voglia dire espressione analitica era lasciato un po' nel vago. E quindi, dato che c'è questa uguaglianza tra due cose che hanno delle espressioni analitiche fortemente diverse, vuol dire che bisogna dare una definizione un po' più chiara. Serve una definizione più generale e più precisa di quella di Eulero. Lejeune Dirichlet, matematico tedesco, dà una definizione di questo tipo, che è fondamentalmente la stessa definizione che si dà oggi. Qua nell'immagine c'è la definizione che do io ai miei farmacisti. Se una variabile y ha una relazione con una variabile x, tale che ogni qualvolta venga assegnato un valore numerico alla x, esiste una regola in base alla quale viene determinato un valore univoco di y, si dice che y è funzione della variabile indipendente x, che per la nostra visione moderna è leggermente equivoco, ma esattamente molto simile a quello che dico io intuitivamente ai miei farmacisti. Per la visione moderna bisognerebbe definire le cose per bene con un prodotto cartesiano, con un sottoinsieme del prodotto cartesiano, ovvero definire una funzione con un tipo di relazione particolare che soddisfa certe proprietà. Ma l'idea di base di cos'è una funzione è esattamente quella espressa da Dirichlet nel 1836. Dirichlet, nel suo saggio, fornisce anche un esempio di una funzione estremamente irregolare, che è una cosa che non sarebbe stata considerata una funzione da Euler, perché non ha un'espressione analitica in un certo senso. La funzione di Dirichlet è discontinua in ogni punto. È semplicemente una funzione che vale 1 se x è razionale e vale 0 se x è irrazionale. Questa effettivamente ad ogni valore della y associa un univoco valore della y, quindi soddisfa questa definizione. Se Euler l'avrebbe considerata o meno una funzione è questione di dibattito. Quella è un'espressione analitica o sono due espressioni analitiche attaccate insieme? Una funzione definita a tratti è una funzione per Euler oppure no? Sicuramente la definizione di Euler è così vaga che non si riesce a capire bene. Ogni tanto ci sono degli oggetti che non è chiaro se siano o no delle funzioni per Euler. Probabilmente questa, che non è definita a tratti, ma è definita per sottoinsiemi, non c'è nessun tratto su cui la funzione vale 1 e non c'è nessun tratto su cui la funzione vale 0, questa probabilmente non era una funzione nella testa di Euler. Però una cosa tipo una funzione definita tratti per intervalli, magari sì, anche se in realtà non la usa. Sicuramente serve una definizione più chiara e precisa, e questa di Dirichlet lo è, anche se non usa ancora il linguaggio degli insiemi che si svilupperà in maniera decisa verso la fine del 1800. Una volta che si ha una definizione più generale del concetto di funzione, bisogna dare una definizione più generale della convergenza di Fourier, in sede di Fourier di una funzione. Perché? Perché vi ricordate, ho appena detto poco fa che Fourier dimostra che tutte le funzioni di variabile reale ammettono una scrittura in serie di Fourier. Ho detto, poi su questo ci torniamo subito. Perché in realtà ogni volta che c'è un qualcosa che dice tutte, bisogna ben specificare cosa sono queste tutte. Tutte le funzioni erano le funzioni che aveva in testa Fourier, ma le funzioni che aveva in testa Fourier non sono le funzioni che abbiamo in testa noi, che sono quelle che definisce Dirichlet. Sono delle cose estremamente più regolari. Quindi, una volta che viene data una definizione più generale del concetto di funzione, bisogna ritornare sulle dimostrazioni precedenti e vedere se bisogna aggiungere delle ipotesi, se erano state usate in maniera implicita delle ipotesi
che non erano state dette perché erano ovvie, come quando ci si accorge che i postulati di Euclide non sono così ovvi e immediati, che ci possono essere altre varianti, ci si accorge legandoli bene che in realtà ci sono addirittura modelli diversi dei postulati di Euclide, della geometria di Euclide, in cui si ottengono risultati diversi, alcuni in cui non esistono neanche i triangoli equilateri, allora per ottenere davvero la geometria che aveva in testa Euclide bisogna chiarire un po' di cose, aggiungere dei postulati oppure mettere delle ipotesi in un certo senso. Anche qui è chiaro che vogliamo che il risultato di Fourier sia valido, che le serie di Fourier convergono, ma attenzione, non sarà più vero per tutte le funzioni, perché ad esempio chi è l'integrale, abbiamo visto che i termini sono calcolati tramite degli integrali, se al posto di f mettiamo la funzione di Euclide, chi è questo integrale non è affatto ben definito. Quindi a cosa converge la serie di Fourier e sotto che condizioni converge soprattutto? A tutto questo risponde Dirichlet stesso, dà una definizione più generale e fa vedere che le cose sono interessanti. Mostra che non sembra una serie di Fourier ricavata da una funzione converge alla funzione stessa. Mostra che se f di x è periodica di periodo 2π greco e nel periodo un numero finito di massimi e di minimi, un numero finito di punti di discontinuità, cosa che ad esempio la funzione di Dirichlet non ha, un numero infinito di massimi e di minimi, un numero infinito di punti di discontinuità e discontinuo in ogni punto, allora la serie di Fourier converge a f di x in tutti i punti in cui la funzione continua e converge alla media aritmetica tra limite destro e limite sinistro nei punti in cui non è continua. Quindi vediamo ad esempio questa funzione a dente di sega e qua vediamo un'iterata. Dopo 10 passi fino ad n uguale a 10 della somma parziale della serie di Fourier. Vediamo già che c'è una buona approssimazione, che qua sui denti sale abbastanza bene e poi scende in maniera brusca. Dirichlet si occupa di varie altre cose in analisi e in matematica in generale. Fornisce un criterio di convergenza per le serie e dice che se esiste un valore m tale che per ogni n la serie le somme parziali da 1 ad an, il modulo sono minori di n, e inoltre b1, b2, bn sono una successione decrescente che tende a 0, allora la serie di An per Bn è convergente. Studia poi una classe di problemi, noti come problema di Dirichlet, che sono una classe di problemi differenziali in cui si è assegnato sul bordo di una regione piana limitata una funzione, f piccolo di xy, e si vuole trovare una funzione f grande di xy definita su tutta la regione piana che abbia come valore al bordo il valore assegnato e che verifichi una certa equazione differenziale all'interno. Nel problema di Dirichlet è nella quale uguale a 0, ma in realtà problemi del genere ce ne sono tantissimi. Tutte le volte che abbiamo un'equazione differenziale e un valore assegnato al bordo. Questi sono problemi che hanno un sacco di applicazioni fisiche. In termodinamica, in elettrodinamica, possiamo pensare che ci sia una certa distribuzione del calore su una zona di bordo del nostro insieme, della nostra area di interesse, e vogliamo studiare com'è che si muove il calore all'interno di quella zona. Volte che abbiamo una qualche equazione differenziale che sorge da un qualche problema fisico, abbiamo delle condizioni al contorno. In teoria dei numeri introduce la serie di Dirichlet, che è imparentata strettamente con la serie di Fourier, che trasforma
una successione di numeri con n in C in una funzione di una variabile complessa. Di nuovo una trasformazione tipo quelle delle serie di Fourier. Trasformazioni di questo tipo, sia continue tramite gli integrali, sia discrete tramite le serie, ce ne sono in realtà tantissime. Un altro punto fondamentale della matematica dell'Ottocento, dell'analisi dell'Ottocento, oltre alla comprensione del concetto di funzione, è la comprensione del concetto di numero reale. Fin dai greci ci si era accorti abbastanza velocemente che non tutti i numeri erano razionali. Radice di 2, che spuntava naturalmente come lunghezza dalla diagonale del quadrato unitario dal teorema di Pitagora, era irrazionale, e già i primi pitagorici se ne erano accorti. Questo faceva crollare l'idea di Pitagora che tutto è numero razionale, ma in realtà i numeri razionali conosciuti, anche se non sono razionali, sono soluzioni di equazioni algebriche. Ad esempio, x uguale a radice 2 verifica x al quadrato meno 2 uguale a 0. X uguale a phi, il numero algebrico, verifica x al quadrato meno x meno 1 uguale a 0. La domanda è: esistono numeri che non siano soluzioni di equazioni algebriche? Nel 1844 Joseph Liouville riesce a far vedere che sì, che ci sono dei numeri che non sono soluzioni di equazioni algebriche. Quelle soluzioni di equazioni algebriche li chiama numeri algebrici e quelli non soluzioni di equazioni algebriche li chiama numeri trascendenti. E la classe di numeri indicata da Liouville viene chiamata solitamente come numeri di Liouville. L'esempio classico di numero di Liouville è un numero che nella sua espansione decimale ha soltanto cifre 0 e 1 e ha quasi tutte cifre 0, tranne nelle posizioni corrispondenti ad n fattoriale, quindi è 0,1, 1, poi 0, 0, 0, 1 in posizione 6, 0, 0, un sacco di 0, 1 in posizione 24, un sacco di 0, 1 in posizione 120 e così via. E dimostra appunto che questi numeri non possono essere soluzione di polinomi. In realtà, questi costruiti da Liouville sono numeri costruiti apposta per essere non algebrici. Il problema opposto, ovvero ho un numero e dimostrare se è algebrico oppure no, è un problema totalmente non banale, a differenza di quello di capire se un numero è razionale oppure no, in un certo senso. Un numero è razionale se e solo se nella sua espansione decimale è finito oppure compare un periodo. In un certo senso potrebbe essere considerato come una cosa semplice. Per un numero algebrico trascendente la cosa non è affatto facile. In effetti bisogna aspettare fino al 1873 perché Charles Hermite dimostri che E, la base dei numeri, dei logaritmi naturali, è trascendente. E ancora qualche anno, nel 1882, quando von Lindemann dimostra che E alla x con x numero algebrico è sempre trascendente, a parte il caso di x uguale a 0, x algebrico è diverso da 0. In particolare, riesce a dimostrare che pi greco è trascendente perché E alla i pi greco fa meno 1, la cosa che dimostra, o dimostra in generale, per gli algebrici complessi, non solo per gli algebrici reali. Siccome era la i pi greco fa meno 1, che è un numero algebrico, allora i pi greco deve essere trascendente, quindi pi greco deve essere trascendente. E questo è importante per il risultato, ma soprattutto per le conseguenze su un problema che era aperto da 2400 anni, ovvero il problema della quadratura del cerchio. Era stato dimostrato che con riga e compasso si riescono a costruire
tutti e soli i numeri che sono radici di soluzioni di secondo grado e lavorando in maniera innestata, quindi si possono usare quelle, eccetera, eccetera, comunque di sicuro non si riescono a costruire numeri che non siano algebrici. Con questo risultato si era riuscito a mettere a posto già che la duplicazione del cubo e la trisezione dell'angolo erano impossibili perché erano riconducibili ad equazioni di terzo grado che non si riuscivano a riportare ad equazioni di secondo grado, ma con la dimostrazione della trascendenza di pi greco si ottiene che non si riesce a costruire pi greco, non si riesce a costruire radice di pi greco e quindi non si riesce a quadrare il cerchio con righe e compasso, ovviamente. In altri modi era già stato fatto dagli antichi greci. Ma tuttora, oggi, non si sa, ad esempio, se per pi greco e diviso pi greco e più pi greco e meno pi greco sono algebrici o trascendenti. Quello che si sa è che almeno tre di questi quattro sono trascendenti, perché se due di questi fossero algebrici, allora si riesce a costruire facilmente un polinomio che ha come soluzioni E e pi greco, che non lo sono. Però uno di questi potrebbe essere benissimo in realtà algebrico. Questo per chiarire come in realtà questo studio è una cosa complicatissima. Riuscire a capire queste cose va al di là di quello che uno si immagina come difficoltà. L'aritmetizzazione dell'analisi è stato un processo lungo che ha preso buona parte del 1800, la si può far nascere nel 1817 oppure nel 1822, a seconda di quando uno vuole. 1822 è quello che sceglie Boyer, che gli piace, che sono 50 anni esatti dal 1872, in cui anno in cui vengono pubblicati un sacco di lavori che mettono a posto l'aritmetizzazione dell'analisi. 1872, che è anche significativo per varie altre cose, abbiamo visto. No, è stato quasi l'anno in cui è stato dimostrato che è trascendente, ma abbiamo visto che è stato l'anno in cui Klein ha pronunciato il programma di Erlangen in cui ha spiegato che cos'è la geometria. Quindi diciamo è un anno fondamentale per la storia della matematica. Nel 1817 Bolzano si rende perfettamente conto dell'esigenza di rigore in analisi. È lui che si pone per primo la domanda di che cos'è un numero reale. Non è chiaro cosa sia un numero reale. Stiamo parlando di analisi, stiamo facendo un sacco di cose senza avere una definizione chiara di numero reale. Nel 1822 Martin Ohm fa, che muore proprio nel 72 quando la questione si risolve, fa un primo tentativo di aritmetizzare l'analisi nel trattato che si intitola appunto Tentativo di costruire un sistema completamente coerente della matematica. Si rende bene conto del fatto che ci sono dei problemi nel come sono definite le cose. E nel 1822, inoltre, Fourier pubblica la sua teoria del calore, mostrando che le funzioni possono essere scritte in serie, quindi appunto mettendo in crisi la nozione vaga di funzione che c'era fino a quel momento. Nel 1830 Bolzano produce l'esempio di cui abbiamo già parlato di funzione continua ma non differenziabile, che però non viene assolutamente considerato, viene poi ricavato un esempio simile da Weierstrass nel 1861 che lo pubblica nel 1872. Riemann invece produce un esempio di una funzione che è integrabile, ma che è discontinua in infiniti punti in un intervallo. E in particolare il suo integrale non è derivabile in quei punti. Questo vuol dire che l'integrale necessita di una definizione più accurata di quella che era stata data da Cauchy. E la nuova definizione è quella che si chiama appunto integrale di Riemann. Quella di Cauchy che abbiamo visto, abbiamo detto, beh, assomiglia molto alla formulazione che si dà adesso. Ma Cauchy fondamentalmente, anziché prendere per ogni intervallino in cui suddivideva un rettangolino che stava sotto e uno che stava sopra la funzione,
prendeva semplicemente un rettangolino la cui altezza era data dall'estremo destro o dall'estremo sinistro, non ricordo, dell'intervallo. Quindi ne sceglieva una a caso, che se la funzione è continua va benissimo. Se la funzione non è continua possono succedere dei problemi. Infatti serve una definizione più accurata. L'integrale di Riemann viene definita in termini di queste somme superiori e inferiori e si dice che la funzione Riemann integrabile se l'integrale superiore e l'integrale inferiore, che poi sono definiti come quello di Cauchy, fondamentalmente coincidono. Ad esempio, la funzione di Dirichlet non è Riemann integrabile, perché la integrale superiore è pari a 1 per la lunghezza dell'intervallo, l'integrale inferiore è pari a 0. Riemann riesce ad arrivare con l'idea del suo integrale mentre cerca di studiare e di dimostrare la convergenza delle serie di Fourier. C'era Dirichlet che aveva visto che sotto certe ipotesi le serie di Fourier convergevano, Riemann stava cercando di capire se riusciva a generalizzare il teorema, a trovare una condizione più generale, e nello studiare questa cosa si accorge che qua sono definite delle cose tramite integrali, però a volte ci sono delle funzioni che creare i problemi, la definizione dell'integrale che c'era fino allora. E quindi, studiando questo, capisce che deve migliorare la definizione integrale e crea quello che è l'integrale di Riemann, che è stato generalizzato in tantissimi modi diversi. I matematici l'hanno visto sicuramente in 20 salse diverse con varie definizioni. Gli informatici l'hanno visto, l'integrale di Riemann, e basta. Comunque, appunto, tuttora alle superiori, al primo anno di università, l'integrale è l'integrale di Riemann. Poi ci sono altre generalizzazioni, ma già questo è sufficientemente generale. Nel 1872, poi, appunto, arrivano vari contributi fondamentali all'aritmetizzazione dell'analisi, e il resto della lezione di oggi sarà dedicato in buona parte a questi contributi. I contributi sono dati fondamentalmente da un matematico francese e quattro matematici tedeschi: Charles Méret, Edward Hein, Karl Weierstrass, Georg Cantor e Richard Dedekind. Weierstrass, come abbiamo detto, è stato fondamentalmente uno dei matematici che ha riscoperto, che ha rifatto la matematica che aveva fatto Bolzano 50 anni prima. Bolzano non se l'era calcolato nessuno, era molto in avanti rispetto ai suoi tempi, ma era completamente passato sottotono tutto quello che aveva fatto, e Weierstrass ha più o meno riscoperto buona parte di quello che ha fatto Bolzano. Tant'è che, nonostante sia vissuto a 50 anni di distanza, c'è un teorema che porta il nome di entrambi, il teorema di Bolzano-Weierstrass, che dice che un insieme limitato di Rn contenente infiniti elementi ammette almeno un punto di accumulazione. Vediamo come si arriva alla definizione di numero reale, cui compariranno alcuni dei protagonisti che abbiamo annunciato. Il primo a dire esattamente qual è il vero punto, ovvero una maggiore astrazione per definire correttamente che cosa sono i numeri reali e che cosa sono i numeri complessi in realtà in questo trattato, è Hankel, che è un allievo di Riemann, che ha insegnato a Lipsia. Nel 1867 pubblica il libro Teoria di sistemi di numeri complessi, dove sostiene chiaramente che la condizione per costruire un'aritmetica universale è una matematica puramente concettuale, sganciata da ogni intuizione. L'intuizione è andata bene per cercare di capire come funzionano le cose, ma siamo arrivati a un punto in cui l'intuizione è ingannevole a questo punto. Bisogna dare una definizione puramente concettuale, sganciata da ogni intuizione. Bolzano, già nel 1830, aveva cercato di sviluppare una teoria dei numeri reali che è molto simile a quella che poi è sviluppata a fine
del 1800, ma di nuovo passa inosservata totalmente questo suo lavoro e cerca di sviluppare una teoria dei numeri reali visti come limiti di successioni di numeri razionali. Ma passa inosservata e tra l'altro il lavoro viene poi pubblicato soltanto nel 1962, quindi decisamente dopo che tutti gli altri avevano già fatto la loro entrata. Néré nel 1869 osserva che c'è un problema fondamentale nei ragionamenti di Cauchy e di tutti i matematici successivi quando si tratta di analisi. Perché? Cosa aveva fatto Cauchy? Cauchy aveva cercato di risolvere il problema dell'analisi che era ancorata su questioni un po' strane, ovvero questi infinitesimi che ogni tanto erano nulli, ogni tanto no, le quantità di evanescenti, le flussioni differenziali, che non erano molto rigorosi. Allora definisce i limiti e usa i limiti. Il problema è che fa un ragionamento circolare nella definizione di limite, perché definisce il limite di una successione come un numero reale, ma definisce un numero reale come il limite di una successione di numeri razionali. Quindi usa il concetto di numero reale nella definizione di limite di successione, usa il concetto di limite di successione nella definizione di numero reale. Questo vizio di forma rischia di far cadere le cose. E nel 1872 capisce come risolvere la questione. La questione si risolve semplicemente non facendo come dicevano nel criterio di Bolzano Cauchy, una successione converge a un tale numero reale S, se, eccetera, eccetera, ma definisce la convergenza di una successione senza usare i numeri reali, ma semplicemente dice una successione che soddisfa il criterio di Bolzano-Cauchy è convergente, punto, senza dire a cosa, e considera direttamente la successione di Cauchy come un numero fittizio, quello è il numero stesso. E poi dimostra che questi numeri fittizi, queste successioni di Cauchy, possono essere ordinate. In pratica costruisce i numeri reali come successioni di Cauchy. In realtà è un pochettino meno chiaro di così, però è probabile che intendesse esattamente questa cosa, cioè l'idea era in embrione, si stava formando. Weierstrass arriva a una conclusione molto simile, però un pochettino più raffinata, più vicina a quella attuale, e risolve di nuovo il problema logico del limite di una successione semplicemente dicendo che la successione stessa è il limite o il numero. Ovviamente a questo punto bisogna specificare bene quando due successioni diverse rappresentano lo stesso numero. Ma questo può essere fatto utilizzando il criterio di convergenza di Bolzano-Cauchy. Quindi, due successioni rappresentano lo stesso limite se messe una attaccata all'altra, intervallate una con l'altra, formano di nuovo una successione di Bolzano-Cauchy, dicendo A1, B1, A2, B2, A3, B3, eccetera. Se questa che continua ad essere una successione di Bolzano-Cauchy, allora dico che queste tre si rappresentano in realtà lo stesso numero. Cioè, quello che sto facendo è semplicemente definisco i numeri reali come delle successioni e poi ridefinisco una relazione di equivalenza tra successioni che mi fa sì di ottenere quando è che due numeri reali, cioè due successioni, sono in realtà lo stesso. Non è una cosa concettualmente troppo diversa, anche se ovviamente il grado di complicazione matematica è maggiore del quando si definisce i numeri razionali come una classe di equivalenza di rapporti tra numeri interi. Si deve dire quando è che due rapporti di numeri interi identificano lo stesso numero razionale. Ovviamente i numeri razionali si possono mettere all'interno semplicemente definendo un numero razionale come la successione che è costantemente uguale a quel numero razionale. E Weierstrass in generale fa una cosa un pochino più complicata, parla di aggregati di numeri razionali più che di successioni di numeri razionali, ma l'idea di base è questa. Weierstrass
uno che pubblica pochissimo. Abbiamo visto che i matematici che abbiamo incrociato si dividono in due categorie patologiche diverse: quelli che pubblicano qualunque cosa e quelli che non pubblicano mai. Weierst fa parte di quelli che non pubblica manco sotto tortura, fondamentalmente. Non pubblica mai le sue idee sui numeri reali, ma queste vengono divulgate dai suoi allievi, tra cui Lindemann, quello della dimostrazione della trascendenza di pi greco, e Heine. Cantor nel 1871 inizia anche lui a lavorare una sua definizione, che nei principi è molto simile a quella di Mereo Weierstrass. Viene poi modificata e semplificata questa definizione da Heine, e che porta al modello di Heine-Cantor dei numeri reali, che fondamentalmente è figlia della versione di Weierstrass e della versione di Cantor. Questo modello viene pubblicato sul Journal di Crell nel 1872, appunto l'anno che abbiamo detto che è fondamentale. Sempre nel 1872 un modello completamente diverso viene presentato da Dedekind nel libro La continuità e i numeri irrazionali. Dedekind ha un'idea completamente diversa da quella di tutti gli altri. Ovviamente poi bisognerà far vedere che queste due definizioni di numeri reali in realtà coincidono. Inizia a interrogarsi sui numeri razionali nel 1858, quando tiene un corso universitario sul calcolo infinitesimale, visto appunto che deve tenere un corso di calcolo, quando la definizione anche lui si rende conto che il concetto di limite non era perfettamente ben definito. E quindi, per essere rigoroso, dice, deve essere sviluppato senza fare riferimento alla geometria, alla guida dell'intuizione geometrica, ma usando soltanto l'aritmetica. Già Galileo e Leibniz avevano riflettuto su cos'è questa misteriosa continuità dei punti, e ritenevano entrambi che la continuità dei punti fosse fondamentalmente una sorta di densità, ovvero il fatto che tra due punti qualsiasi se ne trova un terzo. Ma in realtà questo non è così, perché anche i numeri razionali soddisfano questa proprietà senza per questo essere continui. La vera continuità è fondamentalmente il principio di convergenza di Bolzano e Cauchy, ovvero il fatto che le successioni limitate ammettono una sottosuccessione convergente, se vogliamo dire in un altro modo. O il principio di Weierstrass sulle successioni limitate ammettono un punto di accumulazione, eccetera, eccetera. Cioè la continuità è qualcosa di più complicato, che è nascosto in tutti quei principi. Dedekind introduce quello che ora si chiama assioma di Cantor-Dedekind, che appunto è un assioma dei numeri reali. I numeri reali soddisfano questo assioma, e dice che i punti della retta possono essere messi. Punti della retta come ente geometrico possono essere messi in corrispondenza biunivoca con i numeri reali, che è fondamentalmente l'idea del su una retta metto le varie misure, ho i vari punti, ci sono dei punti che sono razionali, dei punti che sono irrazionali, i punti razionali li so mettere bene a disposizione, mi restano dei buchi che sono gli irrazionali, passo una bella mano di catrame e riempio tutta la retta e ottengo il tutto. Cosa fa? Dice: posso suddividere semplicemente i numeri razionali in due classi, A e B, dove tutti i numeri di A sono più piccoli di tutti i numeri di B, e dico semplicemente che questa partizione determina un numero reale. Il numero reale che moralmente è quello che sta qua, che suddivide la classe A dalla classe B. In questo caso le classi con essere finito sono A, quella dei numeri che al quadrato sono minore o uguale a 2, o che sono negativi, e di qua la classe di quelli positivi che hanno il quadrato maggiore di 2, ovvero la suddivisione è radici di 2. Quindi in realtà il numero reale, il punto che suddivide questa cosa, lo posso interpretare esattamente come questa classe di numeri. Ovviamente posso semplicemente risalire da questa definizione
a quella di Weierstrass, prendo semplicemente, che so, come successione di numeri, una successione che tende esattamente a questo punto, da un lato o dall'altro, e riò la cosa precedente. Ovviamente c'è del lavoro da fare per far vedere che queste cose sono equivalenti. Poi Russell, all'inizio del Novecento, osserva che in realtà la classe B è totalmente inutile perché se ho la classe A, la classe B è totalmente determinata, semplicemente come il complementare, quindi inizia ad usare semplicemente la classe A per identificare questa sezione di Dedekind e quindi il numero reale. Notare che poi in pratica tutti questi discorsi servono chiaramente per dare dei fondamenti chiari e rigorosi all'analisi, poi però nessuno quando fa analisi si mette a trattare un numero reale come se fosse una sezione di Dedekind o come se fosse una successione di Cauchy, perché se no non ci se ne esce fuori. Uno lavora con l'idea intuitiva, quando gli serve davvero usa le proprietà che vengono da queste definizioni. Però indubbiamente servono dei fondamenti di questo tipo, perché senza i fondamenti di questo tipo c'è sempre il rischio di incontrare una contraddizione oppure lasciare per scontato certi punti che invece andrebbero dimostrati. E fissando le basi si possono davvero dimostrare i punti complicati. A questo punto si può dare effettivamente una definizione di limite diversa da quella che era stata data da Cauchy. Cauchy avevo usato delle espressioni dinamiche nello spiegare che cos'è un limite, parlando di valori successivi, avvicinarsi indefinitamente, appunto, quando i valori successivi attribuiti a una variabile si avvicinano indefinitamente a un valore fissato, così che finiscono per differire da questo per una differenza piccola quanto si vuole, quest'ultimo viene detto il limite di tutti gli altri. C'è un'immagine dinamica fortissima. Sono delle forti immagini mentali che sono utili, ma nonostante siano utili e vengano usati tuttora, il limite appunto quando la funzione va, quando si sposta, quando fa, è sempre un'azione che fa la funzione, sono controproducenti dal punto di vista didattico. Questa è tratta da una tesi di didattica di qualche anno fa, in cui si ottiene che appunto se uno si lega a delle immagini dinamiche, può iniziare ad avere delle misconcezioni sul concetto di limite. Un esempio chiaro che viene fatto, ad esempio, se si chiede a uno studente delle superiori qual è il limite per x che tende a 3 della funzione f di x uguale a 7. Molto spesso capita che non ha senso la cosa, perché non si avvicina a 7, è 7. Quindi è un caso particolare. Nella definizione di limite di Cauchy, in effetti questa cosa viene anche detta, forse non era qua, da un'altra parte, quando si avvicina pur senza essere uguale, cioè già Cauchy aveva questa immagine mentale in cui il limite è qualcosa di diverso e quindi è una definizione esclusiva in cui si esclude qualche cosa. Questo problema didatticamente si ha anche quando poi si introduce il concetto di funzione continua, perché nel concetto di funzione continua si chiede che due informazioni riguardo a un certo punto, ovvero il limite per la funzione quando x tende ad x con 0 e il valore della funzione x con 0 siano uguali, sono due concetti che hanno interesse tutte le volte che la funzione è definita in x con 0 ed è definita in un insieme che ha x con 0 come punto di accumulazione, quando appunto posso chiedermi se queste due cose sono uguali. Però molto spesso, soprattutto per il fatto che poi agli studenti vengono fatte vedere solo funzioni che sono continue, non interessa, cioè quello che si guarda è il grafico, c'è un salto da qualche parte, allora la funzione non è continua e la definizione vera di continuità completamente scompare. Quindi le immagini mentali possono essere utili, ma a volte fissano delle idee che sono diverse da quello che è la realtà. Heine, nel 1872, di nuovo la data clou,
influenzato dalle lezioni del maestro Weierstrass, definisce finalmente in maniera statica il limite di f di x per x che tende a x con 0. Adesso scriviamo per x che tende a x con 0, vi scrive per x uguale a x con 0, è solo una questione di notazione. E dice appunto, definizione totalmente uguale a quella attuale, se data una qualsiasi grandezza epsilon esiste una eta con 0, tale che per 0 compreso tra eta con, per eta compreso tra 0 e eta con 0, la differenza tra f x con 0 più o meno eta meno l è minore di epsilon in valore assoluto, allora l è il limite di f di x per x che tende a 0. Scritta un po' a parole, esattamente la definizione che troviamo oggi su qualunque libro di testo, dove semplicemente eta con 0 è chiamato delta, solitamente, e anziché scrivere f di x più o meno eta, c'è scritto f di x, dove x sta nell'intervallo, eccetera, eccetera. Ma è esattamente la stessa definizione. Dalla definizione di limite e quindi dal calcolo infinitesimale scompaiono totalmente le quantità che fluiscono, gli infinitesimi di cui non si sapeva bene la natura, e le definizioni si basano solo sui numeri reali, che ora sono stati definiti, sulle operazioni, fondamentalmente più e meno, e sul simbolo di minore, sul valore assoluto, anche se vogliamo. Vediamo ora di dire qualcosa di più di Weierstrass, che forse è una delle figure più importanti per l'analisi in questo periodo. Nasce nel 1815, è il primo di quattro figli di un ufficiale governativo. Il padre è molto autoritario e nessuno dei quattro si sposerà, che per il tempo è alquanto curioso. E Weierstrass ha un po' di comportamenti strani, ad esempio odia la musica, fin dalla giovane età è brillantissimo in matematica, non volevo mettere la tara, cioè è brillantissimo in matematica come tara, però mi è uscito male adesso, e il padre decide di prepararla a una carriera statale esattamente come la sua e quindi lo fa iscrivere all'Università di Bonn, dove dovrebbe studiare diritto, ma in realtà quello che impara è a bere e a tirare di scherma. Però legge gli scritti di Jacobi, si appassiona alla matematica, si mette a leggere il giornale di Crelle con grande interesse, ma non studia assolutamente per gli esami universitari e a un certo punto abbandona l'università. In seguito decide poi di iscriversi all'Università di Münster per intraprendere la carriera di docente di matematica, perché ha visto che la matematica gli piace, e studia sotto la guida di Guderman, che è un esperto di funzioni ellittiche e iperboliche, il cui nome è legato a una funzione U, che si chiama Gudermanniano. A 26 anni si abilita all'insegnamento, che è un'età abbastanza tarda per l'epoca per abilitarsi all'insegnamento, e per 12 anni insegna nelle scuole secondarie. Nel 1854 però pubblica un articolo sulle funzioni abeliane, che è uno dei tipi di funzioni di cui si occupava il suo professore Guderman, sul Journal de Crelle, e questo articolo gli porta tantissima fama, così tanta che ottiene un dottorato honoris causa dall'Università di Königsberg e una cattedra di matematica all'Università di Berlino, quando fondamentalmente ha 40 anni. Considerato tutti gli altri matematici che abbiamo trattato, che cioè, a 21 anni avevano un posto di professore all'università, questo è un caso totalmente dall'altra estremità dello spettro. Buona parte di quelli che abbiamo trattato, una parte di quelli che abbiamo trattato a 40 anni erano morti, tra l'altro, e nonostante la sua carriera inizi molto tardi, poi negli ultimi 30 anni del XIX secolo viene considerato il più grande analista al mondo. Altra curiosità, come abbiamo detto, è il fatto che non pubblica quasi mai, è molto restio a pubblicare, e addirittura esige che le sue lezioni circolino solo privatamente tra i suoi due studenti, rigorosamente trascritte a mano. E ha un sacco di studenti illustri che hanno dato lustro alla storia della matematica, tra cui Georg Cantor, Eduard Heine, che abbiamo già citato entrambi, e
Felix Klein, che abbiamo citato anche lui per la bottiglia di Klein, Sophus Lee, Herman Minkowski, è noto perché dà il nome allo spazio-tempo di Minkowski che userà poi Einstein, dà lezioni private anche a Sofia Kovalevskaya, che in realtà, essendo donna, non poteva frequentare ufficialmente l'università in Germania. E molti altri studenti. Ora vediamo un attimo di ritornare al concetto delle serie infinite. Le serie infinite, come abbiamo visto da Eulero e anche da altri matematici, sono usati come valido strumento per ricavare informazioni e ricavare teoremi. Però sono state usate molto spesso senza curarsi davvero che le cose che venissero fatte avessero un vero fondamento. Eulero ha anche scritto dei lavori in cui ha ottenuto dei risultati che, col senno di poi, sono falsi. Quindi, da Eulero in avanti, molti matematici sono sportivi nel lavoro con le serie, non verificano davvero le cose, e, ad esempio, suppongono che se una serie converge a una data funzione, la serie ottenuta derivando termine a termine i pezzi della funzione converge alla derivata. In realtà nell'Ottocento vari matematici fanno vedere che non è così, mostrano vari esempi in cui questo non succede e mostrano anche che la differenziazione termine a termine funziona solo se la convergenza è uniforme sui compatti. A questo punto la nozione di convergenza uniforme diventa fondamentale, ci sono vari matematici che se ne occupano, tra cui Cauchy, Stokes, di cui abbiamo già parlato, e Seidel. Weierstrass è uno di quelli che si butta sul concetto di convergenza uniforme e dimostra che per una serie uniformemente convergente non solo la derivazione a termine a termine è un'operazione lecita, ma anche l'integrazione termine a termine. Soprattutto mette in guardia i suoi allievi di usare estrema cautela quando si opera con le serie infinite. Lo diceva Zenone un sacco di tempo prima, quando si opera con l'infinito bisogna fare attenzione. La matematica è andata molto avanti perché ci sono stati matematici come Eulero che hanno deciso che si poteva anche non fare attenzione, però è tutta una storia così. C'è chi decide di non fare attenzione, ottiene dei risultati, poi c'è chi dopo deve rimboccarsi le maniche e mettere tutti i puntini a posto e far vedere che le cose funzionano davvero. Ovviamente sono necessarie entrambe le cose, a volte convivono in una stessa persona, a volte convivono in persone ed epoche diverse. Heine, allievo di Weierstrass del 1870, dimostra che la rappresentazione di una funzione con lo sviluppo in serie di Fourier, che era appunto quello con cui abbiamo iniziato la lezione di oggi, è unica, a patto di imporre la condizione che la serie sia uniformemente convergente. Quindi abbiamo una scrittura unica in serie. E in questo modo riesce a semplificare i risultati di Dirichlet e di Riemann sulle serie di Fourier. Appunto, le serie di Fourier in realtà sono state molto utili nel corso del secolo per fissare il fatto che c'era bisogno di un'idea chiara di che cosa fosse una funzione, come banco di prova per certi metodi dimostrativi utilizzando le nuove definizioni di funzione e poi anche per utilizzare i nuovi concetti di analisi che sono apparsi nel corso del secolo. Weierstrass è noto anche per un concetto che viene usato tantissimo sia in analisi complessa sia in fisica matematica, nelle applicazioni matematiche della fisica, e dimostra fondamentalmente che se noi abbiamo una funzione complessa f di x definita vicino a un punto t, si può scrivere come serie di potenze in un disco che all'interno di un disco che passa per il più vicino punto di singolarità. Nell'esempio qua del disegno ho fatto che i punti di singolarità siano A, B e C. Quindi all'interno di questo disco centrato in D, passante per B, che è la singolarità più vicina, posso esprimere in serie di potenze. Ma a questo punto posso spostarmi
ad un altro punto all'interno di questo cerchio, ad esempio questo punto E, e scrivere una nuova serie di potenze per F centrata in questo punto che convergerà in un disco che passa per il punto di singolare più vicino, in questo caso C. E quindi abbiamo scritto su questo disco e su questo disco la nostra funzione in serie. Ovviamente le due serie dal punto dove si intersecano coincidono. In questo modo capita, come in questo caso, che alcuni punti nuovi in cui abbiamo definito la funzione F come serie sono fuori dal disco precedente definito. Possiamo continuare in questo metodo trovando vari dischi e quindi riempire una parte del piano con vari dischi su cui sono definite delle serie. E quindi Weierstrass definisce una funzione analitica come una funzione definita da una serie di potenze e da tutte le altre serie che sono ottenibili mediante questo procedimento che si chiama prolungamento analitico. Questo metodo è particolarmente efficace in analisi complessa e in fisica matematica. In fisica matematica, perché fondamentalmente la fisica matematica studia delle equazioni differenziali che derivano da processi fisici, la risoluzione di queste equazioni differenziali, che in generale sono complicate, si fa come integrando o risolvendo l'equazione differenziale nella scrittura in serie, perché appunto così si possono fare le integrazioni termine a termine, la cosa viene più facile. Ovviamente serve una convergenza uniforme, quindi serve un disco di convergenza, eccetera, eccetera. Quindi si ottengono in realtà queste soluzioni su dei dischi e poi si incollano assieme in questo modo. In analisi complessa, questo concetto è fondamentale, ad esempio, per la costruzione di quelle che abbiamo trattato la scorsa volta, che sono le superfici di Riemann, perché costruendo con il metodo della continuazione analitica, del prolungamento analitico, quando giriamo attorno a una singolarità potremmo arrivare ad avere un valore diverso rispetto a quello che avevamo all'inizio. Quindi la funzione non può più essere considerata come definita su tutto l'insieme, ma dobbiamo cercare di staccarlo e quindi costruire quella che si chiama appunto superficie di Riemann, appunto. Come ovvio, tra questa, le cose che diciamo oggi, quelle che abbiamo detto martedì scorso, quelle che diremo al prossimo martedì, ci sono ovviamente delle sovrapposizioni. Definire cos'è analisi, cos'è geometria, cos'è algebra è sempre molto arbitrario. L'ultimo grande protagonista del periodo che stiamo trattando è Georg Cantor, che nasce nel 1845 a Pietroburgo, quindi in Russia, da genitori emigrati dalla Danimarca, ma in realtà a 11 anni si trasferisce con la famiglia in Germania e a tutti gli effetti un matematico tedesco. Aveva antenati ebrei, ma il padre si era convertito al protestantesimo e la madre era cattolica. Può sembrare che tutta questa fissa qua per di che religione era sia esagerata, ma in realtà la sua religiosità ha una profonda influenza nel suo pensiero filosofico-matematico. Infatti, probabilmente per questa ricchezza religiosa tra i genitori e gli antenati, è decisamente interessato alle discussioni filosofiche e teologiche che venivano fatte dai teologi medievali. I teologi medievali erano ossessionati dall'infinito inteso ovviamente come Dio, eccetera, eccetera, ma abbiamo visto all'epoca che molti matematici in realtà erano anche preti, avevano cariche ecclesiastiche, quindi molti dei teologi medievali in realtà discutevano di infinito come qualità di Dio, ma anche di infinito dal punto di vista della matematica. Quindi è affascinato dalle argomentazioni dei teologi medievali sull'infinito, sulla continuità, e decide di approfondire questi argomenti. Il padre avrebbe voluto per lui una carriera da ingegnere, ma lui non è per niente interessato e gira un po' per il mondo, per Svizzera e Germania, per il mondo tedescofono, e a Zurigo, Gottinga e Berlino studia la filosofia, la matematica e la fisica. Si dottora a Berlino nel 1867 con una tesi di teoria dei numeri,
con, ma in realtà fin dalle prime pubblicazioni mostra un grande interesse per l'analisi di Weierstrass, che appunto lo ha influenzato molto. Oltre a dare la definizione di numero reale, che è quella che abbiamo visto prima, si occupa di sfidare il concetto di infinito. È veramente il matematico che inizia ad andare a vedere bene che cos'è questo concetto di infinito. E forse, insieme alla definizione rigorosa di funzione, definizione rigorosa di limite, definizione rigorosa di numero reale, il concetto di infinito attuale è il grande tema importante dell'analisi nell'Ottocento. Purtroppo finirà la vita in manicomio, appunto, come dicevano i greci, come diceva Zenone, bisogna prestare molta attenzione all'infinito. Lui sfida l'infinito e finisce decisamente male, passa una decina abbondanti di anni della sua vita in manicomio, e quando in manicomio si dedica abbondantemente alla teologia. Bene, che cos'è l'infinito attuale? L'infinito attuale è quello contro cui inveiva davvero Zenone, ovvero Zenone nel V secolo a.C. aveva fatto vedere che se le cose sono divisibili in maniera infinita ci sono dei problemi. Poi tutti questi problemi in realtà sono stati messi a posto, perché il paradosso di Achille e la tartaruga o della freccia, quello di Achille e la tartaruga, viene messo totalmente a posto utilizzando il fatto delle serie infinite convergenti. Specialmente si calcola questa serie: se la tartaruga ha 10 metri di vantaggio e Achille corre 10 volte più veloce della tartaruga, si incontrano dopo 10 più 1 più un decimo più un centesimo, eccetera, eccetera, di metri, cioè 11,1 periodico metri. Il paradosso della freccia viene risolto semplicemente mettendo a posto qual è la definizione di velocità istantanea, dicendo come si calcolano le derivate e facendo attenzione al fatto che non si muove adesso e non si muove in un certo periodo di tempo sono dei concetti diversi. Cioè, una volta che si chiarisce bene che cos'è la velocità istantanea, che non è semplicemente non si è mosso, quindi è zero, questo paradosso si mette a posto e così via. Però in realtà tutti questi paradossi vengono messi a posto aggirando l'infinito. Si aggira l'infinito e si fanno dei ragionamenti di altro tipo. Fondamentalmente, quello che viene fatto è che l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo sono una manifestazione dell'infinito in potenza, ovvero rappresentano l'incompletezza del processo considerato. C'è un certo processo, che è i vari passi di Achille, i vari spostamenti della freccia, che faccio sempre più piccoli e all'infinito ho un risultato. Ma in realtà è solo perché c'è un certo processo che è infinito, ma nel senso che è incompleto. Ma l'infinito attuale, o completo, cioè c'è qualcosa che è infinito di per sé, non ha un posto in matematica perché è fonte di paradossi. Punto. Cauchy e Weierstrass dicono espressamente che l'infinito attuale non ha un posto in matematica, essendo solo fonte di paradossi. Ma anche altri sono di quest'idea. In realtà, quando si usa l'infinito, si fanno dei ragionamenti di infinito in potenza che possono essere aggirati e non creano problemi. Gli unici che si sono occupati davvero dell'infinito attuale, ovvero ad esempio riflettendo su quanti sono gli infiniti elementi di un insieme, come i numeri naturali o i punti di un segmento, sono stati ad esempio Galileo e Bolzano. Galileo, che aveva osservato la cosa strana che i numeri quadrati sono tanti quanti i numeri naturali, ed era particolarmente stupito da questo paradosso. Bolzano, che si era accorto appunto che
i numeri compresi nell'intervallo 0,1 e i numeri compresi nell'intervallo 0,2 della retta reale sono nello stesso numero. Oppure i paradossi che avevamo visto del fatto che con un'inversione attorno a una circonferenza, i punti all'esterno della circonferenza, non importa quanto piccolo sia il cerchio, sono di più dei punti all'interno della circonferenza. Però appunto queste cose erano state delle riflessioni in cui c'erano dei paradossi e in cui era un ricordati di Zenone non andare a ficcarci il muso. Ma Dedekind vede invece nei paradossi di Bolzano una proprietà molto interessante che assume addirittura come definizione di insieme infinito. Precisamente dice: un sistema S si dice infinito quando è simile ad una propria parte, in caso contrario S si dice finito. Ovvero, detto in termini moderni, un insieme infinito se può essere messo in corrispondenza biunivoca con un suo sottoinsieme proprio. I numeri naturali, ad esempio, sono un sottoinsieme infinito perché possono essere messi in corrispondenza biunivoca semplicemente sommando uno con il sottoinsieme dei numeri interi positivi dove non c'è più lo zero. Dedekind e Cantor sono quelli che fondamentalmente si dedicano a questa nuova concezione di infinito, e Dedekind nella La continuità dei numeri razionali, di cui abbiamo già parlato, del 1872, definisce gli insiemi infiniti, come abbiamo detto, e poi nel 1888, trattato che è decisamente filosofico fin dal titolo, ma decisamente matematico nella scrittura, come vedete appunto che sono numerate tutte le varie proposizioni, eccetera, dalle proposizioni 138 e 135 si ottiene, dunque, da questa assioma si ottiene, eccetera, eccetera, cioè è decisamente matematico, anche se il titolo sembra molto fantasioso, molto filosofico, cosa sono e che cosa dovrebbero essere i numeri. In questo trattato sviluppa ulteriormente le sue idee sull'infinito. Nel frattempo, nel 1874, Cantor si sposa e, con una donna decisamente ben disposta, oserei dire. Io se facessi una cosa del genere, mia moglie mi avrebbe già impiccato, penso. Durante il viaggio di nozze decide di fermarsi a Interlaken per incontrare Dedekind. Durante il viaggio di nozze, quindi, si ferma a Interlaken, chiacchiera con Dedekind sul concetto di infinito. E Cantor appunto condivide con Dedekind la definizione di insieme infinito, è d'accordo su questa cosa, ma fa un passo ulteriore, ovvero si rende conto che non tutti gli infiniti sono uguali. In un trattato successivo, appunto, discetta della cardinalità di un insieme, ovvero del quanti sono gli elementi di un insieme finito o infinito che sia, dove finché è finito le cose funzionano in maniera semplice, quando è finito le cose funzionano in maniera più complicata. Riflette sulla cardinalità e quindi riflette fondamentalmente sul concetto di numero. Che cos'è un numero? Il numero in realtà può essere varie cose, vedremo poi che considera anche un altro aspetto del numero. Una L'idea di base del concetto di numero è il numero è quello che serve per contare, quindi il numero è quello che conta quanti oggetti ci sono. Ho tre pecore, ci sono cinque gessetti qua sopra, eccetera, eccetera, ci sono zero pecore in quest'aula e così via. Quello che dice è, beh, il numero è la caratteristica che hanno in comune gli insiemi che condividono quel numero di elementi. Ovvero, se vogliamo, possiamo definire il numero esattamente come la classe di equivalenza di tutti gli insiemi che hanno quel numero di elementi. Detta così si morde la coda. Allora, come si dice? Si dice che diciamo che due insiemi, finito e infinito, hanno la stessa cardinalità se possono essere messi in corrispondenza biunivoca l'uno con l'altro. A questo punto ho definito le classi di equivalenza sono i numeri. Se poi un insieme può essere messo in corrispondenza biunivoca con un sottoinsieme di un altro, allora la sua cardinalità è minore o uguale di quella dell'altro. E quindi si definisce la cardinalità o il numero di elementi dell'insieme, se uno vuole essere un po' meno preciso,
sulla base del concetto di corrispondenza biunivoca, che se ricordate bene, addirittura il concetto con cui ho iniziato a inizio corso le lezioni. La cosa più naturale non è il contare, ma mettere in corrispondenza biunivoca le pecore che escono dal recinto con i sassolini che metto sul mucchio. Quindi in realtà si torna molto alle origini della matematica. Quello che dimostra Cantor è che gli interi positivi, i numeri pari, i numeri interi hanno tutti la stessa cardinalità dei numeri naturali. Per vederlo, vediamo un esempio famosissimo con cui ho raccontato questa cosa. Semplicemente sto riciclando le slide di una conferenza divulgativa su questa cosa. Tutte le volte che ho del materiale lo riciclo, come vedete. Ovvero il racconto dell'albergo Hilbert, che è stato raccontato anche in un bellissimo racconto che si chiama Il 1001° viaggio di Ion il Tranquillo, l'albergo infinito, che è presente nella raccolta Racconti matematici di Claudio Bartocci. L'albergo di Hilbert è un albergo infinito, le camere sono numerate con i numeri naturali e l'albergo è pieno. Arriva un ospite, cosa si fa? Beh, gli si fa posto, si fa entrare l'ospite nella stanza numero 0 e tutti gli altri si spostano di una. Appunto, qua abbiamo che gli interi positivi, quelli da 1 in poi, sono in corrispondenza biunivoca con tutti i naturali. Se invece arriva un pullman infinito, con infiniti posti numerati da 0 a infinito, cosa si fa? Di nuovo si fa spazio. Ogni cliente dell'albergo si sposta nella stanza col numero doppio, restano libere le stanze con numero dispari dove si mettono gli ospiti del pullman. In questo modo non vediamo soltanto che i numeri pari hanno la stessa cardinalità di tutti i numeri, perché i numeri pari sono le stanze dove vanno i clienti e i clienti sono i numeri naturali, ma si vede anche che i numeri naturali sono tanti quanti gli interi, perché se immaginiamo che i posti del pullman siano numerati meno 1, meno 2, meno 3, eccetera, eccetera, abbiamo visto che possiamo mettere tutto z all'interno di n con una funzione biunivoca. Se invece arrivano infiniti pullman infiniti, che cosa succede? Di nuovo si fa spazio e quello che si fa è dire semplicemente scrivo su questa colonna il numero di pullman, su queste riga il numero di posto all'interno del pullman e poi con un percorso a zigzag seguo il tutto e metto in ordine man mano tutti i clienti in una stanza dell'albergo. E questa cosa mi dice semplicemente che i numeri razionali sono quanti i numeri naturali, perché il posto 1, 1 lo posso interpretare come la frazione 1 diviso 1, 1 diviso 2, 1 diviso 3, 1 diviso 4, eccetera. 2 diviso 1, 2 diviso 2, 2 diviso 3, 2 diviso 4, 3 diviso 1, 3 diviso 2, 3 diviso 3, 3 diviso 4, e qua ho messo tutte le frazioni. In realtà ne ho messe molte di più, perché un mezzo e due quarti e tre sesti mi rappresentano la stessa frazione. Se ce l'ho ripetuta più volte, considero solo la più piccola, le altre le cancello, ho trovato comunque una corrispondenza biunivoca tra i numeri razionali e i naturali. Quindi anche i razionali che pure sembrano addirittura qualche matematico, per il fatto che erano densi, supponeva che avessero la proprietà di continuità dei numeri reali, sono tanti quanti i numeri naturali. Addirittura i numeri algebrici sono numerabili. Perché motivo? Perché un numero algebrico è una radice di un polinomio a coefficienti interi. Un polinomio a coefficienti interi è semplicemente determinato da un grado n e dai coefficienti che ha. Bene, fissato il grado n, il numero di polinomi che ho è numerabile, perché vuol dire che ho semplicemente un certo numero di coefficienti, ho n più 1 coefficiente, quindi ho n più 1 pullman, e ogni coefficiente può assumere come valore un numero intero che posso mettere in ordine come dei numeri naturali. Quindi un sottoinsieme di questo lo posso mettere dentro n. Quindi i polinomi fino a grado n sono numerabili, ma a questo punto l'unione di questi infiniti polinomi che sono numerabili
numerabile, quindi ho un'infinità numerabile di polinomi, ma ogni polinomio, quelli di grado n, hanno al massimo n radici, quindi ho il numero di radici possibili è sempre numerabile. Un minimo di attenzione in come si dicono le cose. Ma Cantor scopre anche che in realtà ci sono anche infiniti non numerabili. Ad esempio, scopre che i numeri reali sono un infinito più grande dei numeri naturali. E il ragionamento che fa è un ragionamento per assurdo. Come prima cosa, come in tutti i ragionamenti per assurdo, suppone di aver scritto tutti i numeri reali, prende solo quelli tra 0 e 1. Tanto Bolzano aveva già fatto vedere che quelli tra 0 e 1 sono tanti quelli tra 0 e 2. Se uso una funzione tipo l'arco tangente oppure una funzione logistica o altre cose di questo tipo, faccio vedere che i numeri tra meno infinito e più infinito sono tanti quanti quelli tra 0 e 1. Quindi suppone di aver scritto in ordine tutti i numeri reali tra 0 e 1 nella loro scrittura decimale. Il problema è che una scrittura decimale di un numero non è univoca. Ad esempio, uno si può scrivere 1, virgola tutti 0, oppure 0, virgola tutti 9. Sceglie la scrittura decimale illimitata. Ogni numero ha una scrittura decimale illimitata. O è illimitato di suo, o una scrittura finita. Ma a questo punto sostituisco la sua scrittura finita con quella illimitata. Quindi 1 è 0, 9, 9, 9, 9. A questo punto dice, beh, abbiamo scritto tutti i numeri, ad esempio AN 0, virgola, prima cifra AN 1, seconda cifra AN 2, terza cifra AN 3, così via. E quello che faccio è costruire un numero che non sta nell'elenco, mostrando che c'è un numero che non sta nell'elenco, l'elenco non è completo, avevo supposto che fossero tutti, è la stessa dimostrazione di Euclide, i numeri primi sono infiniti. Se costruisco, se suppongo di avere l'elenco dei numeri primi e ne trovo uno che non sta nell'elenco, vuol dire che erano infiniti. Qua suppongo di averli tutti nell'elenco, ne costruisco uno che non sta nell'elenco, sono infiniti. Costruisco il numero B come 0, B1, B2, B3, dove Bn è semplicemente 1, nel caso Ann sia diverso da 1, e 9 se Ann è uguale a 1. Così di sicuro è diverso da tutti i numeri che compaiono nell'elenco. E questo permette di terminare la cosa. Quello che si ottiene quindi è che la cardinalità di R, che si indica con C, cardinalità del continuo, è maggiore della cardinalità dei numeri naturali, che di solito si indica con Aleph con 0, che è l'insieme infinito più piccolo. Gli algebrici sono numerabile, abbiamo detto, quindi vuol dire che i trascendenti sono loro ad avere la cardinalità del continuo. In particolare, quasi tutti i numeri reali sono trascendenti, il che è impressionante perché se noi prendiamo un numero, dimostrare che è trascendente è complicatissimo, ma quasi certamente è trascendente. Ma Cantor fa anche una dimostrazione molto più generale, ovvero dimostra che l'insieme delle parti di un qualsiasi insieme ha una cardinalità maggiore dell'insieme di partenza. Questo pertanto vuol dire che ci sono infiniti, infiniti diversi, o per essere più precisi, infiniti numeri cardinali transfiniti, cioè oltre il finito, diversi tra di loro. Come fa a dimostrarlo? No, qua immagino una cosa divulgativa, ora la dico in maniera più rigorosa. Immaginiamo di avere un certo insieme e consideriamo l'insieme delle parti di questo insieme. Immaginiamo per assurdo di avere una corrispondenza univoca tra l'insieme e l'insieme delle parti, vuol dire che ad ogni insieme delle parti, che ogni sottoinsieme del mio insieme, ho associato un elemento dell'insieme. Supponiamo di avere questa cosa, allora posso definire un sottoinsieme particolare. Che chiamo il sottoinsieme degli insiemi non auto, degli elementi non autoreferenti. Un elemento è autoreferente se appartiene all'insieme che ha lui come targhetta. E non è autoreferente se non appartiene all'insieme che ha lui come targhetta. Ma allora, l'insieme di tutti gli elementi non autoreferenti, a chi è intitolato? Cioè, qual è la sua targhetta? Se la sua targhetta è un numero non autoreferente,
allora questo numero è autoreferente perché appartiene all'insieme. Assurdo. Se questo numero non è autoreferente, allora deve appartenere all'insieme, ma non può perché non è autoreferente. Quindi abbiamo la contraddizione, che vuol dire che non c'è semplicemente questa corrispondenza. Questa corrispondenza univoca, se ci fosse, genera un assurdo. Questo vuol dire che o l'insieme delle parti in un qualsiasi insieme ha sempre cardinalità maggiore dell'insieme di partenza. E poiché nel caso l'insieme di partenza abbia una cardinalità finita, n, la cardinalità dell'insieme delle parti è due alla n, si indica la cardinalità dell'insieme delle parti di un certo insieme con una certa cardinalità fissata come 2 alla quella cardinalità. In particolare si ottiene che l'insieme delle parti dei numeri naturali a cardinalità 2 da Aleph con 0 è maggiore di Aleph con 0. Quello che si può arrivare a dimostrare, ad esempio utilizzando le sezioni di Dedekind, è che la cardinalità del continuo è semplicemente 2 all'Aleph con 0. Le sezioni di Dedekind fanno vedere fondamentalmente che c'è un modo per associare a certi sottoinsiemi dei numeri razionali, dei numeri reali, eccetera, eccetera. Poi bisogna fare un po' di lavoro ulteriore, ovviamente. Bene, quello che succede in generale è che qua c'è un sacco di lavoro da fare, le cose diventano enormemente complicate e, ad esempio, la prima domanda che uno si può porre è: ma tra Aleph con 0 e 2 all'Aleph con 0, che è la cardinalità del continuo, ci sono degli infiniti in mezzo oppure no? Bene, questo in realtà è un risultato abbastanza recente, ovviamente non di Kant, ma del Novecento, è che questa in realtà è indipendente dagli usuali assiomi logici e si può assumere che ci siano degli infiniti lì in mezzo oppure che non ci siano. Il fatto che non ci siano si chiama ipotesi del continuo. Poi in realtà uno può andare avanti. Dopo aver trovato la cardinalità dei numeri reali, può fare 2 alla cardinalità dei numeri reali, e di nuovo c'è la domanda, c'è qualcosa qua in mezzo? C'è qualcosa in mezzo al passo dopo, eccetera, eccetera. Tutte queste ipotesi sono una indipendente dall'altra. L'ipotesi del continuo generalizzato è che facendo tutti questi passaggi in mezzo non ci sia niente, si ottiene esattamente l'infinito più piccolo, però sono tutte cose indipendenti. Appunto, quando si scomoda l'infinito, escono i mostri e succedono delle cose totalmente inaspettate. Ma in realtà Cantor non si occupa soltanto dell'infinito nel senso dei cardinali, ma anche di un altro tipo di infinito. Quando lavoriamo con i numeri naturali non ce ne rendiamo conto, ma i numeri naturali li usiamo per due cose. Li usiamo per contare, come abbiamo detto prima, ci sono 10 banchi in quest'aula, ci sono 30 sedie, siamo 7 persone in quest'aula, c'è una lavagna, ci sono 0 pecore, eccetera, eccetera. Ma li usiamo anche per un'altra cosa, per vedere quali sono i piazzamenti in una gara. C'è una gara, c'è il campionato di calcio, il Milan è arrivato primo, l'Inter è arrivato secondo, il Napoli terzo, la Juve quarta, la Lazio quinta, eccetera, eccetera. Quindi c'è una classifica, c'è un ordinamento. Non ci rendiamo conto tanto di questa cosa perché quando lavoriamo con i numeri finiti, quanti sono gli elementi e qual è l'ordine è fondamentalmente la stessa cosa. Per che motivo? Perché le operazioni che faccio sono le stesse. Se ho un insieme di 7 persone come siamo noi in quest'aula e magari 3 persone che guardano la lezione da casa, 7 più 3 siamo 10. Se ho 7 persone che arrivano in ordine a una gara e 3 persone più lente che hanno fatto una gara dopo e che arriverebbero dopo, 7 persone più 3 fa 10 persone. Viene esattamente la stessa cosa. Quando si ha a che fare con l'infinito, questa proprietà del fatto che gli ordinali e i cardinali sono la stessa cosa non è più vera. Ma vediamo che cos'è un ordinale transfinito, cos'è un ordinale in generale. Fondamentalmente un cardinale è una relazione di equivalenza tra insiemi data dalla corrispondenza biunivoca. Invece un ordinale è una relazione di equivalenza tra insiemi
ben ordinati, ovvero insiemi in cui ogni sottoinsieme ammette un minimo, c'è un ordine fatto bene, e diciamo che due insiemi ordinati sono equivalenti se c'è una funzione biunivoca tra di loro che rispetta l'ordine, che manda il primo nel primo, il secondo nel secondo e così via. La classe di equivalenza di questa cosa si chiama ordinale. L'ordinale corrispondente ai numeri naturali si indica con omega. Qua è indicato l'ordinale omega quadro. Qua abbiamo rappresentati i numeri naturali, poi qua ci sono una seconda volta i numeri naturali, una terza volta i numeri naturali e così via. Ci sono infinite volte i numeri naturali, dove infinito ormai un po' ambiguo l'abbiamo capito, ci sono omega volte i numeri naturali e questo è l'ordinale omega quadro. Bene, quello che succede è che due ordinali equivalenti sono equivalenti anche come cardinale, è ovvio, se tra due insiemi ordinati ho un'applicazione biunivoca che conserva l'ordine, in particolare un'applicazione biunivoca, quindi sono lo stesso cardinale. Ma due insiemi con la stessa cardinalità possono avere diverse ordinalità, come vediamo tra un attimo. Cantor definisce anche un'aritmetica degli ordinali, ovvero come si fanno le somme, che estende l'ordinaria aritmetica dei numeri finiti, ma in questa non vale più la proprietà commutativa. Perché, ad esempio, chi sono 1 più omega e omega più 1? 1 più omega è semplicemente un oggetto e poi i numeri naturali. Posso mettere questi in corrispondenza con i numeri naturali? Sì, sposto i numeri naturali di uno in avanti e metto l'oggetto al posto 0. Questo è una corrispondenza biunivoca che mantiene l'ordine. Numeri naturali e numeri interi positivi sono in corrispondenza biunivoca, tranne questo n che va in n più 1. Quindi 1 più omega è uguale a omega. Ma omega più 1 che cos'è? Omega più 1 rappresenta un insieme in cui ci sono i numeri naturali e poi c'è un elemento, chiamiamolo infinito, che è più grande di tutti gli altri. Questo non può essere messo in corrispondenza biunivoca ordinata con l'insieme dei numeri naturali. Perché? Perché nel primo c'è un oggetto che è più grande di tutti e nel secondo no. O se preferite, nei numeri naturali ogni elemento ha un predecessore a parte lo 0, mentre nell'altro insieme ci sono due elementi, 0 e infinito, che non hanno un predecessore. Quindi vuol dire che non c'è questa corrispondenza biunivoca che preserva l'ordine. Quindi omega più 1 non solo è diverso da omega, ma è più grande, perché appunto invece omega può essere messo lì all'interno, comodamente, con un'applicazione iniettiva che preserva l'ordine. Quindi in realtà quando si lavora con gli ordinali le cose si fanno ancora più complicate. Ovviamente quando si disturba l'infinito c'è qualcuno che ha da protestare e Kronecker è uno che attacca fortemente il lavoro di Cantor in maniera proprio esagerata. E Nedelic e Cantor, che sono stati molto innovativi nella matematica di fine 800, riescono ad ottenere una posizione prestigiosa in vita. Dedekind non ottiene mai un posto all'università e insegna nelle scuole secondarie. È curioso per uno di cui ancora 150 anni dopo si raccontano quello che ha fatto in sezioni universitarie. E Cantor lavora all'università di Halle, che però è una sede non particolarmente prestigiosa. Per lungo tempo ha sperato di diventare professore a Berlino, che era l'università più prestigiosa in Germania, ma ha sempre dato la colpa a Kronecker del fatto di non essere mai riuscito ad ottenerla. Leopold Kronecker, infatti, si era dottorato in matematica a Berlino, per tutta la vita è stato un uomo d'affari di grande successo, anche se ha lavorato alla matematica e ha collaborato con l'Università di Berlino, con vari matematici dell'Università di Berlino, ha ottenuto dei risultati interessanti di algebra, c'è anche la delta di Kronecker che prende il suo nome, quindi c'è sicuramente anche lui uno valido di spessore, e in questa università diventa poi professore nel 1833, fondamentalmente quando va in pensione a 60 anni, quando smette di fare l'uomo d'affari. Ha mantenuto i rapporti molto forti con l'Università di Berlino,
per via del fatto che a Kronecker non piaceva Cantor, Cantor suppone che per quello che non l'abbiano mai preso all'Università di Berlino. In effetti, oltre al fatto che ha dato dei contributi interessanti alla matematica, è noto perché filosoficamente aveva delle posizioni decisamente estreme, ovvero aveva delle posizioni pitagoriche, negava l'esistenza dei numeri irrazionali e addirittura in un'occasione ha chiesto a Lindemann quale fosse l'utilità della dimostrazione della trascendenza di pi greco dal momento che gli irrazionali non esistono. Non so come abbia reagito Lindemann, io non avrei reagito bene se uno mi dicesse una cosa del genere, cioè il risultato più importante che hai dimostrato ti dicono che è inutile perché non esistono gli irrazionali, boh, vabbè, forse lo prendeva per matto e basta. Rifiuta tutti i procedimenti infiniti dei contemporanei per definire i numeri reali, ovviamente, e sebbene approvi l'aritmetizzazione dell'analisi, dice che l'aritmetizzazione va effettuata solo basandosi sull'aritmetica finita, quindi nessun processo infinito. Torna ai modelli dei greci, l'infinito va bandito totalmente. Ovviamente in polemica con Cantor, e cerca di minare le fondamenta della sua teoria, cerca di trovare degli errori, delle contraddizioni logiche, e ovviamente, essendo molto rigido ed essendo su posizioni così estreme, vedendo dove sta andando la matematica verso un uso dell'infinito decisamente spinto, la matematica di Kronecker è troppo rigida e non gli permette grandi sviluppi, non riesce a fare granché. Ma comunque la sua filosofia matematica in alcuni sensi attecchisce e viene poi ripresa ad esempio da Poincaré e Brouwer nel secolo successivo. Cantor nel 1883 tenta una strenua difesa delle sue teorie, scrive un articolo in cui spiega perché le sue teorie funzionano, addirittura a volte si spinge su argomentazioni teologiche per difendere le sue teorie, ma l'anno successivo, nel 1884, subisce un altro duro attacco di Kronecker, che nel frattempo era diventato professore a Berlino, dove Cantor avrebbe voluto ottenere il posto, e al primo di una serie di esaurimenti nervosi che poi lo porteranno in manicomio. Comunque, Hilbert, David Hilbert, probabilmente l'ultimo grande matematico a tutto tondo, difende alla grande la nuova aritmetica di Cantor e pronuncia la frase famosissima: nessuno ci scaccerà mai dal paradiso che Cantor ha creato per noi. Quindi, nonostante le forti critiche e il fatto che queste critiche gli abbiano causato appunto una fine di vita non molto felice, Cantor viene difeso probabilmente da quello che è il matematico più importante dell'epoca, e comunque la sua teoria sull'infinito porta l'infinito finalmente in matematica in un senso molto molto profondo. Le cose che abbiamo visto questa volta, insieme alla nascita delle geometrie non euclidee, sono appunto il punto di svolta nell'Ottocento della matematica. Cambia l'idea di che cos'è un assioma, di che cos'è una verità matematica, di qual è il rigore che è necessario, e si inizia a svincolare sempre di più la matematica da una realtà oggettiva del mondo. La matematica esiste di per sé sulla base dei propri assiomi, delle proprie idee, e non ha bisogno di una validazione esterna. Cambia totalmente l'idea di che cos'è la matematica, e questo gli dà appunto lo spunto per poi svilupparsi enormemente nel secolo successivo. La prossima volta vedremo come anche l'algebra e le basi della logica contribuiranno a questa immagine e a questa svolta della matematica.